Allora, questo alla fine non lo volevo portare, ma poi l'ho deciso di portarlo sti cazzi che è in inglese. Lo sa tu al massimo. Questo è il mio gioco preferito della Telltales. Si chiama The Wolf Among Us. Non sono da solo, c'è il buon Valerio che sta allettato, come si dice. Sto più di là che di qua, insomma. Ecco. E quindi ho deciso di dargli un po' di compagnia facendo così. Allora, un piccolo aneddoto della storia. Allora, a parte che il gioco è abbastanza vecchio, uno dei primi che uscì della Telltales. E tra un po' dovrebbe uscire i due. Sto aspettando, non so quando. Non l'ho mai finito questo, però ho finito tipo fino al terzo capitolo. Allora, se riesco faccio video de... Se riesco a dividerlo in parti decenti, magari due video basta per capitolo. Cioè no. La storia è ambientata in una città che sarebbe molto simile a una New York, dove i protagonisti questa volta sono gli abitanti delle fiabe, letteralmente. Se, tipo quel telefilm, come si chiama? Once Upon a Time. Solo che sono gli abitanti delle favole che devono vivere all'interno della nostra, del nostro mondo. E non lo posso, tipo, non possono farsi scoprire, perché non si sa che cazzo, se tipo arrivano la cosa alle streghe. Puoi parlare tranquillo, non è che poi Sì, no, devi stare zitto. sto sentendo a te. E quindi, praticamente, però non è che vivono tutte rose e fiori, non è tutto rose e fiori per gli abitanti delle favole. È la classica cosa, che succede dopo che cosa col principe azzurro escono, partono, tornano al regno, diventano l'originale re? Oppure che succede dopo quella finale di quella favola, visto tutti felici e contenti? Ecco, in questa è una grande storia del tipo, non c'è niente di bello nelle favole alla fine. E, beh, non so se la musica è troppo alta. Mo, magari abbasso un pelo la musica, non si sa mai. Ed è il mio preferito perché è stato uno dei primi che ho giocato. Dovrebbero starci i sottotitoli, quindi dovrò tradurre parecchio, povero me. Ma diamoci dentro. The Wolf Andiamo, Among Us, cioè il lupo tra di noi. Episodio 1. Se no si poteva fare Batman. Non so se doveva fare la seconda stagione di Batman, ma là devo spiegare tutta la storia prima, principale della prima Batman, se no. vediamo un po'. La storia, questa serie di giochi si adattano alle scelte che tu fai. La storia è tessuta come giochi. Insomma, quelli della Telltales so, o fai se fai cazzate sono cazzi tuoi. E non ti affeziona Dici, nessun personaggio. ecco perché a posto, eccola. C'era una volta a New York City, una comunità dove gli abitanti delle favole vivevano tutti insieme, praticamente. Hanno vissuto a Fabletown per centinaia di anni, però sono stati esiliati dalla loro terra natia. Sotto un effetto della magia Glamour, che sarebbe una cosa per mascherarsi. Io adoro l'estetica di sti cazzo di giochi. Sì, Sono bello. spettacolari. E questo è stato un altro della Vertigo DC, insieme a quello. Non so se quelli altri l'hanno fatto pure io. Ah, e il protagonista è lui, che si chiama Digby, Bigby. E indovina chi è lui. Come personaggio delle favole, indovina chi è lui. Esatto, Il lupo cattivo, immagino, è lo eh? stesso lupo cattivo The Wolf Among Us di Cappuccetto Rosso e i Tre Porcellini. È lo stesso, praticamente. Una cosa aggiuntiva è che loro non possono morire, nel senso, tecnicamente lui sarebbe morto nelle favole, perché tipo il cacciatore gli apre la pancia e lo riempie di cose, lo fa annegare, di pietre lo fa annegare, però non possono morire perché, beh, sono esseri magici. E poi mi ricorda un sacco le Nanowar, queste scene. Fuma, fuma. Tenentman Build. Qualche tempo dopo mezzanotte. Noi siamo, allora, Bigby è lo sceriffo della città, delle cose dei Mr. favoli. Toad? Signor Toad. Shit. Bigby! Listen, mate, I know I don't look human. It's a problem, I get it. I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross Inter my heart. posso scegliere. No need to kick up a fuss. Look, no harm done. I'll give you a pass, but listen.
Mi dice il silenzio è anche una valida opzione a volte. E praticamente chi non c'ha il glamour rischia di andare alla fartoria, che non si sa che cazzo sia, se è una prigione dove ci sono proprio gli esseri, tutti gli animali oppure così. Però dice e siamo stati chiamati da lui, da Todd, dalla rana. It's not even really worth dwelling on at this point. You're telling me to get it. No, this. It's worth it. E allora praticamente siamo stati chiamati per un coso che sta distruggendo un appartamento. E loro gli hanno detto: guarda, che tu devi mettere un glamour, sennò te faccio portare alla fattoria. Noi siamo lo sceriffo. Sembra il commissario Colombo. Magari, fidati. C'ha quello stile lì. Cioè, sa quello stile. No, 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 molto peggio. Molto più badass proprio. Molto più. Però c'ha quello stile lì, sai, quella. E manda a fanculo a quel paese perché me gli ho detto come spegnere. Detto vuoi che il brutto lupo cattivo ti porti via? Allora. Purtroppo ce ne sono pochi di giochi di questi qua in inglese. Solo in italiano, solo penso quello di The Walking Dead. Quella pure la devo portare. Possiamo interagire, vabbè, questo è il momento in cui sarà molto narrativo il gioco più che altro, però diciamo che ci saranno motivi, molto motivi. Allora, mocio, o sbutto giù la porta o busso. No, io butto giù la porta. No, volevo buttare giù la porta, ho sbagliato che... Bisogna essere educata, che cavolo. Ora la comincia a rompere, vedi, ora la comincia. No, perché lui c'ha la pazienza, poca pazienza. God damn you! Oi, 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 oi! Hey, hey! Non la rompevi la porta. Fuck are you talking about, you stupid girl? Penso che te lo meriti. Ora. Fucking kill you. All right, everyone. Okay, so cazzi mo. Mo so cazzi. What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe again. Lui è il boscaiolo. Infatti gli ho detto sì. This is your last warning. Woody. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put me down. You got a shit fucking memory, Wolf. Infatti dice, l'ultima volta sono stato io a uccidere la stessa. Questa volta non è l'ultima volta. saranno molti quick time event. Cioè, tipo, se il controller rotto si faccia male. Ma sul morbido. No, potevo lanciarlo direttamente addosso al lavandino, ma non mandava. Tanto glielo faccio sfondare dopo. Ah, la gola. Va a dormire, va. Destro. Sinistro. Destro. Sinistro. Ah, che bella quella scrivania. Ah, non è un tavolo. Bevo un goccetto. No, ho sbagliato. Vabbè. Libreria! Back off, asshole. Ah, quello l'ho fatto pure una volta. Dovevo fermare una persona, gli ho fatto così. Oh oh. Ah, ma so cavolo. E mo' è Kratos, dai, ora è Kratos boscaglione. Circa. È la stessa tipo di ascia, praticamente. Sì. Ah! Buona stascia. No, no, ah, però non pensavo che lo uccideva proprio con... Non possono morire! Ah, no, posso assicurare, non possono morire se non eliminate queste situazioni. You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch. Oh,
Mo glielo dico. Say that word. Dì un'altra volta quella parolaccia. Did I say? Oh, fucking shit. You bug my job. Mi hai rotto la mascella. Eppure parli ancora. Shit. What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, girly. Knock it off. Io sinceramente se vedo una persona che picchia la donna lo lancio dalla finestra. Lei praticamente voleva aveva bisogno dei soldi che gli doveva. Why was he hitting you? Perché ti stava picchiando? Perché la stai picchiando? He asked me if I recognized him. Perché se lo riconosceva, sapeva chi era. He started beating on me. Then you showed up. Poi sei apparso tu e hai cominciato a picchiare lui. I'm the watchman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. Ci tratta, dice che ti ho salvato Cappuccetto Rosso da questo mostro. Stones and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch. Would you excuse me for a moment? By all means. Come on. In realtà c'era un momento in cui dici, gli diceva che cosa ho detto riguardo a quella parola, lo scaramento. Mi sa che non si alza più quello. Aspetta. Gli abbiamo rotto la macchina a Todd. Madò. Poverino. Give me a second. È come dice. È presente che Kratos. Kratos si cura. Che è mezzo così. E diciamo che sono un po' così loro. A meno che non ci sono situazioni specifiche, non possono morire. E poi il faticato sicura, poi ne parleremo. Ma quella no, perché c'aveva i poteri di via, che è mezzo immortale. Sì, ma perché non li ha mai usati? Cioè, ma certo che li ha usati? No, nella prima volta che qua li usa quello. Allora forse non te. Oh cazzo. C'è un problema, è quello. C'è un piccolo problema, che se. Se Bigby perde il controllo, sono cazzi, perché diventa il lupo cattivo, cazzo. Sì! Hai presente i lupi mannari? Ecco, lui è un originale, praticamente. E allora già mi piace, che adoro i lupi mannari. Eccolo. Il problema è questo. Voilà. Ah. Giustamente. Dai. T'ho detto che non morono questi. Non muoiono. No, no. What are you doing? I'm just getting what he owes me. You all right back there? I mean, your eyes and. Dice se stavi trasformando. Beh, normale. Non ci può fare niente, no? Che non puoi, se non puoi evitarlo. Ci sarà un momento durante sto capitolo quando se. Mamma mia! Nel terzo capitolo sarà. Nel terzo episodio sarà spettacolare. It's more from me. He'll be fine. I'll kill you, you fucking bitch. Let me help you. He's had enough. He's a fable. Son of a bitch can take plenty. Cioè, anzi, no, neanche a dire sono immortali. Sono. Non sono umani. Eh sì, sì. Per esempio, se gli si stacca una cosa, possono usare la magia. Guarda, guarda sta scena. È rimasta incastrata. Aspetta che tiro. Perché tipo quella accetta che c'ha lui, il cacciatore, il no, cacciatore. Sì, il boscaiolo. Perché in una versione, alcune versioni c'ha il boscaiolo, in un'altra versione c'ha, si chiama il cacciatore. È un'accetta speciale. Si vede.
Here. Bellissimo, accendi lo zippo. Thanks. Ce lo vedo più a fumare sigari lui, però, vabbè. Non può dirlo. Te lo posso dire. Non te lo posso dire. These lips are sealed. Ciao. Sorry. Mi avevo chiesto perché chi l'ha pure detto, non posso dirtelo, mi dispiace. Queste, anzi, ha detto una specifica frase che non può dire, che dice. You like my ribbon? Beautiful. Thank you. She remember that. Infatti ogni volta che succede una determinata cosa dice, il gioco dice, se lo ricorderà, non lo ricorderà. Dice, è come se c'è, è anche lui, è come se ci avessimo già incontrato. We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess. Merda. Aia. Shit. È appunto che lui è lo sceriffo, lo dovrebbe portare dentro. Stop. Sì, we don't have to make any more of a thing out of it than it already is. It's not just about you. Can't have him running around the city in the state he's in. Good, because I was just starting to worry it was all about me. That's not what I mean. Non vuole essere toccato. È come me praticamente. How much was the Oja? Quanto gli 100. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. Perché lei fa un lavoro che non voglio dire al momento, fa un lavoro il lavoro più vecchio del mondo, ecco. Se capi, cortigiana si può dire. Gli posso dare i soldi o no? Vabbè, dai, gli do sempre i soldi in questa parte. 20, 40, 70, 8, 58. It's all I got. It'll help, right? Take it. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. Just take the money. Anche perché i primi due capitoli li ricordo a memoria più o meno. Almeno il primo lo ricordo a memoria per forza. Thanks. I'm still gonna need a statement. Mi serve comunque una testimonianza. Meet me back at my office then. Abbiamo anche un ufficio. Wow, grande. How do you know where I am? You live in the smallest apartment in the woodlands. Viviamo nell'appartamento più piccolo. E abbiamo persino un coinquilino. You should get cleaned up. You look like shit. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. I clean up okay. I'll believe it when I see it. Vada col bacio? No? No. Diciamo, sì. I need to tell you something. Devo dire qualcosa. What is it? Vada. No, non è la questa aspetta. E lui dice, non sei così cattivo come dicono tutti. Perché lui è il grosso lupo cattivo, ma non è lui, non è... L'attore è stato spettacolare quando hanno annunciato il 2, cioè è apparso l'attore che dà la voce a Bigby, e ha fatto, avete rotti i coglioni, che lo chiedete, e allora vi rodiamo! Che considerando che la Telltale è fallita, sì, quindi tutti i giochi, tutti quelli che c'avevano prodotti, e tutti i cosi che c'avevano, è andata fallita. Sì. Però adesso non so con chi si sono messi in compagnia. Qualcun altro. Fa più o meno e questo è il momento più bello del gioco, secondo me. Uno dei momenti più fighi. La musica anni 80. No, cos'è? Outline Miami. Welcome to Fable Town. Questo mi ha proprio conquistato questo gioco. Guarda che figo. Sì, bello. Che poi in base a come gioco ci saranno un paio di finali diversi. Di solito mi piacerebbe vedere quello buono, diciamo più o meno. Però diciamo che alla fine c'è il finale è sempre lo stesso stile, nel senso a fine sempre in una maniera. Episodio 1 Fate. E noi si intende come nome, non fede. Allora, posso muovermi. Mo faccio vedere una cosa veloce. Perché ci sono il libro delle favole. Tecnicamente c'è un trofeo
che devo ricevere tutti i libri, tutti gli entry, solo che a volte appaiono, a volte no. Perché per esempio dipende dalla versione. Perché per esempio la 1, quelli con l'1 sono quelli del capitolo 1, quelli col 2 sono quelli del capitolo 2, eccetera eccetera. Sono, dovrebbero essere 6 capitoli, giusto? No, 5 capitoli, giusto? 6. Per esempio abbiamo lui che disegna anche, c'è anche una piccola come si chiama? Biografia. Il malvagio lupo grosso cattivo è conosciuto per tormentare porcellini e ragazzine con capelli, con cappuccio rosso, ma sta cercando di mettere via il suo passato, il suo brutto passato, adesso è lo sceriffo, rimane nella sua forma umana, comunque lo trattano male perché c'ha il passato, ecco. Questo è sempre quello di prima, il buscaiolo che ha fatto la lotta. Todd, non ho idea di chi cazzo sia. Non me la ricordo mica la storia di una rana. Vero che non è il principe Ranocchio? Ma non credo. C'era una favola del principe Rospo. No, principe Rospo? Ma quella era la principessa di Ranocchio. La fattoria. Mm-hmm. È la casa di tutte le favole che non possono passare come umani. Come dei tipo i giganti, i goblin, gli animali. E sta in una zona di New York lontanissima da tutti i mundis, che sono in realtà i mondani, gli esseri umani normali, come dire su Harry Potter i babbani, ecco. E sono proprio la farma, dice che molti dicono che in realtà il loro soggiorno è una prigione, perché in realtà secondo me lo è, perché non è mai stato fitto. Possono lasciare la farm, cioè la fattoria, solo quando possono comprarsi un glamour. Ma il problema è che costano parecchio. Immagino. E qualcuno come Colin esce fuori dalla città, esce fuori spesso. E il glamour, eccolo qua, è un incantesimo che aiuta ed è costoso e può essere acquistato dalle favole non umane per passare come umani. Però dice che i glamour non costosi, quelli, come si dice, porca miseria, che risparmi, possono essere trovati nelle parti più strane di Fabletown, ma sono volte sono falliscono, ecco. Vabbè, poi c'ho i trofei, ma quella è un'altra faccenda. Poi adoro questo coso della pausa, adoro quella tappezzeria. Sembra una tovaglia, però mi piacciono quei fiori a me. C'era nel giardino, ovviamente. Come si correva con R2? Questo è il nostro appartamento. Appartamenti di lusso, lui dice col cazzo. Non calpestare l'erbia. E c'è un personaggio importante che incontreremo in questo capitolo, per lui più che altro. Andiamolo a vedere. There's no walking on the grass, no White's orders. Gli ordini di Biancaneve. I'll be sure to send her an apology. Questa l'ho sempre vista come quella là, come si chiama, quella che ha fatto Game of Thrones. Non ricordo come si chiama, la regina rossa. I know this looks a little odd. You're up pretty late. Lei è Beauty, cioè la bella. What's with the third degree? Damn it, I'm late. E c'è anche la bestia, ovviamente. Giustamente. Però diciamo la bestia è un po' particolare in questo gioco. Di a bestia che non mi hai visto, che non mi hai visto. Non me ne frega un cazzo. Too much as it is, and it would just make my life a lot easier. Just please. E va bene. You promise? Sì. Promise. Thank you, tanto poi alla fine andrà a finire di merda comunque con lui, però vabbè. Per un altro motivo, non che andrà a finire che si ammazzano, ma per un'altra cosa. Thank you. Dio ti apprezza il tuo aiuto. Really, I appreciate it, Bigby. Perché non farci un film dove è il contrario, dove la bella è la bestia e la bestia è la bella?
Sarebbe interessante, no? Sì. Ma un porco delle favole, fanno sempre le storie di... Ciao. Hey, you wake? Invece sei sveglio? Probably for the best. Puoi interagire parecchio. Flycatcher needs to dust this guy. Flycatcher, cioè, sto personaggio non so, neanche questo. Flycatcher sarebbe acchiappa mosche. Non lo so se è il pifferaio. Non lo so. Non lo so. C'è una cosa in mano, ma non si capisce. Boh. Che cosa? C'è una mazza ferrata. Been a while since I got any mail. Non è da tanto che non ho avuto delle cose. delle lettere. Io dovrei, eccolo qua. Damn thing fell off again. Magari se ci metti dello scotch. How much longer is this blue bleed, c'è cioè barba blu. Vediamo un po'. Think the sheriff would get a permanent listing. Perché manco lui, per esempio, abita in queste cose, ma in realtà tecnicamente no. Perché, diciamo, è ancora in attesa di essere ufficiale sta cosa. Come ho già detto, lo trattano di merda, perché solo alcuni personaggi lo trattano bene. Sì, perché... E uno dovrebbe apparire adesso, se non sbaglio. Ciao. Che guardia, mamma mia. Oh, cazzo. Bigby, hey, wait up. Madonna, un armadio. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Questa è bestia. Sì. No. Nope. Haven't seen her. Oh. Okay. Se abbiamo promesso a Beauty, poi non è che lui mente, gli devo mentire a lui per forza, sennò per far coerenza. Sì, è normale. Per forza. Che bello è che più si preoccupa per la bella e più si trasforma, praticamente. No. Mm-hmm. La bestia, sì. Più si preoccupa per la bella e più gelosia, tutte quelle cose là, più si trasforma in una bestia. E ha senso, molto senso. Stacca il telefono, lo dovrei fare pure io, prima o poi. Damn. Sembra uno di quei appartamenti classici dei film. Hai visto i film noir degli investigatori? Sì, sì, sì. Solo sì, che sì. Questo non è per lui, è sia ufficio che appartamento. Una cosa del genere. Se avessi i capelli tua, io mi sarei uguali, guarda. What a night. È stanco, è normale. Why do I even own this? Infatti sì, perché c'ho sto colosso di freezer quando non c'ho. No. Vuoto, che ti manca niente. Perché c'è anche un altro motivo perché sta cosa, mo lo vedi. Caso su caso di Barba Blu. Non so se sai la storia di Barba Blu. Da quando ero piccolo, ma non me la ricordo più. È praticamente uccideva le mogli in continuazione. La storia finisce con la moglie che lo becca, però alla fine muore, probabilmente muore anche lei. L'altra moglie, praticamente. Sì. Se no c'è un'altra figura che è presa poi tra l'altro da una figura storica, che ora non mi ricordo come si chiama, che praticamente che era un serial killer che uccideva i bambini durante l'epoca vittoriana, non mi ricordo. No. Francese, tipo... Gills di qualche non mi ricordo comunque. L'unica storia che mi è sempre piaciuta da piccolo era il soldatino di piombo. Non so se l'hai mai sentita. Schiaccianoci. È una favola, bella. Non me lo ricordo. Poverino. Povero soldatino. Not again.
Lui è quello che scappa sempre dalla fa. Hey, Colin. Colin. Get up. Niente, proprio. Oh, hey Bigby. I'm in your chair, huh? Sono nella tua, sulla tua sedia, vero? Sì. Yeah. Get out. Sì, scendi. Poverino, stava dormendo, poverino. Questo è uno dei tre porcellini. Letteralmente, quindi hai capito la cosa. Stava dormendo tranquillo là. Cosa? Non dovrebbe neanche essere qui! Non hai capito? Se lo beccano, so cazzi pure per lui! Lo so, ma ormai quando si sposta da là. Non dovrebbe. Got a smoke? Vuole una sigaretta. E dai, questa sigaretta. Caria di Dio, non ci fa. Ho detto non so, normale, sono un po' modernizzato. Un paio di centinaia di queste e mi la casa che mi hai buttato giù, hai ripagato la casa che mi hai buttato giù. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Dice non puoi scappare. Don't send me back there, Bigby. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Don't be a pain in the ass. I'll tell you what I told Toad. And what's that? Nothing. Because he knows better. Probably. That for me? Ma pure il cicchietto. Come? E gli continua a dire. Però tu mi hai buttato giù la casa. Vedi, non è che è una ragione in virtù per non offrirmi un cicchietto. Però potrebbe tranquillizzarmi la capoccia, no? Dal fatto che. Se questo era tutto che potrei avere. Potevo anche bermi in faccia tua. Non era, ti ha detto, non è omicidio, ero semplicemente affamato. Ho capito, ma tu potresti, tu pure lui, magari si li mangia la carne. Capiti? Infatti gli ha detto. Gli ha detto, ma lo faresti anche tu se ci avessi fatto. E lui ha fatto, ah sì. Infatti già hanno paura di te. Can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Però non puoi neanche cambiare i ricordi delle persone. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. C'hai ragione, dice le persone sono spaventate di te. I mean, look at your hands. Dice guarda le tue mani. Di chi è quel sangue che c'è sulle mani adesso? Che abbiamo fatto a botte con quello. Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around punching Mundies. Wasn't my fault. I get the impression you say that a lot. Stronzo. Non è impressionato. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. Infatti, non è facile evitare che questi si ammazzino a vicenda. How? By being big and being bad. Vedete, usa la paura tipo Batman. Being bad. Don't say that shit. Essere grande e cattivo. It's embarrassing. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Not everyone. Name one. Non lo sappiamo. I don't actually know her name. Awesome. Great example. Infatti glielo potevo chiedere, però vabbè. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. Sì, infatti loro, più che immortali, sono vivono molto più a lungo rispetto a noi, ad essere umani. Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make Just give sense. Me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in 2 days. I went out a second story window, and I want to get in 2 seconds of shut eye before I. Look, if I give you this, will you let me sleep? Se ti do questo, mi lasci dormire? Via sto cicchietto. Però, thanks, Big B. Se qualcuno te vede, io non so niente, maiale, vabbè, puoi dire. Lo so. Ma
Poi dorme come me, non dorme, spiene.